Il sogno di ogni cocainomane, frate, è quello di saperla gestire, cioè di impararla ad usare una volta ogni tanto, al matrimonio, il sabato sera, il capodanno, eccetera. Però non andarci sotto. Dimmi se anche per te non è così, perché per me era assolutamente questo il mio obiettivo di vita. Però la verità poi è che quando passano gli anni ti accorgi che dopo centinaia e centinaia di ricadute, ti accorgi che quella è una stronzata, è una cazzata assoluta, perché la cocaina o la usi o non la usi, o è bianco o è nero, o è bene o è male. La via di mezzo non esiste. Allora tutto sta a prendere una decisione. Puoi decidere di continuartela a raccontare e usare una volta ogni tanto perché tu riesci a gestirla, oppure prendere una decisione, guardarti indietro e chiederti che cosa mi ha lasciato, che cosa mi hanno lasciato questi anni di dipendenza, che cosa c'è di buono nell'hangover, nel giorno dopo, nel mal di testa, in tutte le situazioni che avvengono dopo la serata che fai con quel grammo del cazzo. Cosa c'è di buono? Nulla. Quindi decidi se vuoi continuare ad usare, continua, ma se vuoi cambiare davvero la tua vita, non te la raccontare. Una volta ogni tanto, frate, non funziona. O smetti o continui.